Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Contration Sanofi SRL, ultimo aggiornamento, 1 febbraio 2022. Cos'ha Contration? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Contration durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'ha Contration? Contration è un farmaco a base del principio attivo tralidossima metilsolfato, appartenente alla categoria degli antidoti e nello specifico antidoti. È commercializzato in Italia dall'azienda Sanofi SRL. Contration può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Sanofi SRL, ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo, pralidossima metilsolfato, gruppo terapeutico, antidoti, forma farmaceutica, polvere, indicazioni, trattamento delle intossicazioni da esteri organo fosforici moderati o gravi, posologia, primo intervento a decontaminazione, assicurare le funzioni vitali di base, nei casi di contaminazione cutanea, liberare il paziente dagli indumenti imbevuti di sostanza tossica e lavarlo con una grande quantità di acqua e sapone. Nei casi di ingestione, eseguire una lavanda gastrica e somministrare al termine di questa una sospensione di carbone vegetale attivato. La somministrazione di pralidossima viene di norma preceduta da quella di atropina alla dose necessaria per il controllo dei sintomi colinergici muscarinici, secondo le indicazioni dello specialista. Posologia. Come in tutti i trattamenti antidotici, anche la terapia con pralidossima deve essere adattata alle particolari esigenze del singolo caso. Adulti, somministrazione per infusione endovenosa lenta, 1 ml/min per soluzione estemporanea, oppure in 30 minuti se la soluzione estemporanea viene diluita in soluzione fisiologica, di una dose bolo compresa fra 1000-2000 mg, in funzione della gravità dell'intossicazione e del peso dell'individuo, seguita da una dose di mantenimento di 500 mg/ora, mantenuta fino a quando necessario e secondo prescrizione dello specialista. Popolazione pediatrica, somministrazione per via endovenosa lenta, 0,5 ml/min per la soluzione estemporanea, oppure infusione in 30 minuti se la soluzione viene diluita in soluzione fisiologica, di una dose bolo di 20-40 mg/kg, fino al massimo di 1 grammo, seguita da una dose di mantenimento di 10 mg/kg/ora, mantenuta fino a quanto necessario e secondo prescrizione dello specialista. Pazienti con funzione renale compromessa. In questi pazienti le dosi indicate dovranno essere ridotte proporzionalmente alla funzione renale residua. Modo di somministrazione. La soluzione di pralidossima va preparata al momento dell'uso tramite l'introduzione di 10 ml di solvente nel flacone della polvere. La soluzione ottenuta può essere somministrata direttamente o dopo diluizione in soluzione fisiologica. Va attentamente considerata la velocità dell'infusione della dose bolo di pralidossima, questo perché a copyright le reazioni avverse si verificano pressoché a copyright esclusivamente per infusione endovenosa troppo rapida della dose bolo, quando la concentrazione plasmatica ha i livelli più alti e la velocità di infusione maggiore. La prima dose deve quindi essere somministrata in 30 minuti se diluita, oppure a velocità non superiore a 1 ml/min per la soluzione estemporanea. Durata del trattamento. Nei casi di intossicazione accertata il trattamento antidotico va da un minimo di 48 ore a diversi giorni. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Nella maggior parte dei casi la pralidossima è stata molto ben tollerata, ma bisogna ricordare che in genere le gravissime condizioni generali del paziente avvelenato da composti organo fosforici possono mascherare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Si possono verificare interazioni tra pralidossima ed atropina quando usate in associazione. In aggiunta si possono verificare interazioni con la tiamina. Vedere capitoli. Effetti indesiderati. E avvertenze speciali e precauzioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Contration durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Contration durante la gravidanza e l'allattamento?
in assenza di studi specifici nell'animale e nell'uomo, il rischio non è noto. Di conseguenza, in via prudenziale, si deve evitare la somministrazione del farmaco nella donna gravida a meno, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Contraziona un farmaco di emergenza. Il suo uso è pertanto legato a situazioni cliniche che non permettono l'uso di macchine o la guida di autoveicoli. Effetti indesiderati. Dopo somministrazione di pralidossima, è stata segnalata comparsa di vertigini, offuscamento della vista, diplopia, disturbi dell'accomodazione, cefalea, sonnolenza, nausea, aritmie, tachicardia, iperventilazione, astenia. Per somministrazione rapida. Rigidità muscolare è possibile, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. La pralidossima, a dosi molto elevate, potrebbe aggravare il blocco neuromuscolare provocato dalle sostanze organofosforiche. Nell'uso clinico è difficile distinguere gli effetti collaterali dovuti al farmaco da quelli dovuti alle sostanze velenose. L'intossicazione sperimentale e umana da esteri organofosforici si manifesta in due fasi che non sempre è possibile distinguere. Fase muscarinica, fenomeni di iperecitazione vagale. Ipersecrezione salivare, tracheobronchiale, sudorale, lacrimale, nausea, vomito, diarrea, dispnea da broncospasmo, edema polmonare, bradicardia pronunciata. Fase nicotinica, disturbi neuromuscolari. Incoordinazione dei movimenti, fibrillazione e scosse muscolari. In seguito convulsioni toniche e cloniche e paralisi neuromuscolari che precedono la morte. Le forme cliniche della intossicazione possono essere forme lievi. Caratterizzate da malessere passeggero con nausea, vertigini, bradicardia, cefalea, lievi disturbi gastrointestinali. Forme acutissime. Comparsa brusca di coma con miosi, salivazione, ipertensione, fibrillazione muscolare, dispnea con edema polmonare, convulsioni che precedono la morte. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antidoti. Codice ATC. V03A04. Contration, pralidossima metilsolfato, ha l'antidoto specifico degli antiparassitari organofosforici. Queste sostanze, diffusissime per impiego agricolo, sono veleni del sistema nervoso in quanto inattivatori delle proprietà farmacocinetiche. La pralidossima non si lega in misura significativa alle proteine plasmatiche. Il passaggio attraverso la barriera ematoencefalica è scarso, anche se il farmaco ha mostrato di avere effetti anche a dati preclinici di sicurezza. Studi condotti in animali da laboratorio indicano che la concentrazione sierica minima efficace di pralidossima è pari a 4,12 I 1 quarto g/ml. Elenco degli eccipienti. Fiala solvente. Sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.